Ciao fragoline, allora, nuovo video. Come vedete qua ho un pacco gigante di Shein perché ho fatto la mia solita pazzia. Allora, questo pacco doveva arrivare prima di Halloween perché c'entra anche qualcosa per Halloween, ma dato che era in ritardo, lo metto giù perché sennò non riesco a parlare, ok? Dato che è in ritardo, giustamente lo devo far vedere adesso, per cui ci saranno un po' di cose per la casa e un po' di cose per Halloween che le userò per la prossima prossimo Halloween in casa nuova. Allora, vi faccio vedere che cosa ho comprato. Vi dico anche i prezzi perché ce li ho qui vicino. Totale 151,41 € ho speso. Prima però di cominciare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, mettere un like, così ne faccio altri. E ovviamente seguitemi su Instagram che lì metterò tutte le foto di queste cose e ovviamente ci saranno anche delle spoiler nella nuova casa, per cui vi aspetto sul mio Instagram. Allora, iniziamo perché sono tante cose, per cui credo che questo video durerà un bel po'. Perché voglio farvi vedere anche le foto. Farò le foto e le metterò su Instagram, per cui aspettate le cose proprio belle. Allora, iniziamo da questo. Non vedevo l'ora di farvele vedere perché così me lo li metto via. E faccio le foto e comunque capirete adesso il perché. Allora, questa è una parrucca. E voi dite, perché hai preso una parrucca? Perché volevo fare uno scherzo sia voi su Instagram, perché tanto ora che vedete su questo video, ciao, e sia il mio ragazzo, per cui adesso vi faccio vedere, perché su Instagram, su Shein, c'era scritto che sono parrucche vere, che puoi lavare i capelli. Allora, adesso vi dico i prezzi, piano. Allora, questa parrucca l'ho pagata 18,50 €, è una parrucca sintetica lungo dritto con scoppi. 24 centimetri da quello che c'è scritto su. Allora, per quello che vi ho detto che voglio fare le foto, perché sono curiosa di sapere come sto con queste parrucche, perché ne ho presi due con colori diversi. Ovviamente non la indosso, perché se volete vedere che io indosso questa parrucca, basta seguirmi su Instagram. Allora, c'è dentro questo, si presenta così, ma noi lo tiriamo via. Ho scelto questo colore. Sono abbastanza morbidi, ma si sente che sono finti. L'ho scelto blu perché nella foto, anzi, ve la faccio vedere perché sennò poi mi dimentico di farvi vedere com'è. È così. E dato che ho visto che sembravano belli dalla foto, la realtà è questa. Adesso c'è il sole, non so se si vedono. Comunque c'è la frangia e sono blu barra neri. Comunque si vedono che sono finti. Sono lunghi, hanno la retina qua con il gancio. Ah, c'hanno il cartellino. Comunque puoi lavarli e puoi anche asciugarli col fono, perché c'è scritto anche qua. Per cui, se si può, ancora meglio. Lo posso usare il mio shampoo, così li tengo belli morbidi. Comunque, questo è il primo acquisto. Poi ho preso questo cuscino a forma di zucca.
Adesso lo apriamo insieme perché tanto poi. Allora, questo vediamo com'è, se è morbido. Non potevo lasciarlo lì, non l'ho resistito e giustamente mi sono comprata il cuscino da zucca per decorare la mia casetta ed è anche morbidissimo. Che cuscino morbido! Comunque devo smettere di comprare cuscini perché va a finire che la mia casa si riempirà solo di cuscini. Comunque, cuscino molto carino, anche morbido. Questo l'ho pagato. Adesso vediamo se lo trovo. 11 euro. 11 euro. Non è male, eh? Carino. Aspettate cose belle nella mia nuova casa, perché credo che lascerò a bocca aperta a tutti. Poi ho preso questi qua, ne ho ricomprati altri perché mi servivano. Questi sono per la doccia, perché così non ti vanno i capelli e non si attappa al lavandino, eccetera. Ho comprato queste, ne ho presi due. Ce ne sono dentro una confezione, ce ne sono dentro due. Sono azzurri e azzurro chiaro. Questa forma di stella. Queste qua costano 72 centesimi. Io ho pagato i 72 centesimi perché ho usato il buono di Shein invece di 75 centesimi, 72 centesimi. Comunque questi sono utili per la doccia, per cui ve li straconsiglio sia per la doccia che per il lavandino, così non vi vanno giù i capelli ed è facile a pulire. Per cui questi mi servivano e ne ho comprati due. Cavolo di sole. Ho preso questo scotch trasparente che serve per... Io sto buttando tutto per terra, ma vabbè. Serve per attaccare i quadri. Non so se funziona, ve lo dirò quando cadrà un quadro. No, a parte gli scherzi. Non so se funziona, per cui lo scopriremo insieme. So solo che è uno scotch trasparente che si appiccica, però non sembra tanto appiccicoso. E lo so, sono un po' certe cagate le prendo, eh. Comunque lo volevo provare ed è questo scotch pagato, credo poco. Adesso vediamo quanto. Devo sempre stare lì a cercare i prezzi. Allora, questo l'ho pagato 1,75 euro. Praticamente è un nastro che si attacca, diciamo, i quadri, le prese, tutto quello che volete. Però non lo so se funziona, ve lo farò sapere. Ho preso questo qua. Spero che non è una cagata. Poi ho preso, tanto per non mancare, i fiori finti perché avevo intenzione di fare un vaso con i fiori finti come decorazione, dato che sto prendendo, diciamo, spunto di altre ragazze in casa loro, allora ho detto perché non comprare i fiori finti. Queste sono rose, ho preso queste rose bianche che ovviamente sono da mettere. Sì, non sono un granché da vederli. Sono due. Sono grandi. Perché adesso vi faccio vedere la foto. Vi faccio vedere che sembravano belle dal... Perché queste qua le ho pagate 1,56 euro invece di 3 euro. E qualcosa sono fatte così e da vedere sembrano belle, poi quando ti arrivano sono, diciamo, diversi. Comunque 3,25 euro due pezzi, che è anche tantino. Vabbè, io ho preso bianche così e anche rosse, che però non so dove sono. Vabbè, li troverò, devo fare... È un po' tutto mischiato, per cui li troverò gli altri.
preso la piantina, questa qua, che anche questa andrà in sala. Questa sembra vera ed è molto carina come decorazione. È finta, ovviamente. Questa 85 centesimi invece di 1,75 euro. Ed è fatta così. Poi vado veloce perché sennò dura troppo il video. Ho preso questi blender a forma di cuore, ne ho presi due, non ho resistito perché mi piacevano come erano fatti, tantomeno anche la confezione perché è a forma di cuore, però io volevo colori diversi e invece me ne hanno spediti due uguali. Ne apro uno e poi l'altro, vabbè. Comunque, così, e sono due blender fatte così. Io ho preso queste perché giustamente mi servono e sono carine perché è a forma di cuore e come decorazione anche è molto bello. E questo lo potrei utilizzare anche per Natale, dato che è a forma di cuore. Io ho preso due di questi che costano, allora vediamo se riesco a trovarli. Devo andare sempre perché ho fatto due ordini diversi. Ma allora 1,50 l'uno, due pezzi di spugna 1,50 l'uno. La chicca è che sul sito di Shein ho trovato anche le cose che c'entrano nel mio canale. Per cui non potevo non prenderli. Alla fine ho preso le fragole, ma non solo queste, perché poi vi farò vedere la nuova postazione e c'entra le fragole, perché giustamente. Allora, ne apro una per farvela vedere. Comunque sono tre pezzi di fragole finte. Sono troppo carine perché sembrano vere. Sono fatte così. Queste qua non sono neanche costate tanto, 1,50 euro l'uno, e ne ho presi tre di questi. Sono carine, e ho detto per la nuova postazione mi è venuta un'idea e secondo me poi la vedete. Poi seconda parrucca, perché ne ho presi due, come vi dicevo prima. Questa qua è più semplice. Allora, questa, vi dico già il prezzo, 17,25 euro. Anche questa sintetica, lungo, con onde larghe. Però vi faccio vedere il colore che ho scelto, perché sono colori diversi. Anche questa è uguale, cioè uguale, si presenta praticamente uguale. Anche questa credo che si lava. No, togliamo questo. La retina è praticamente uguale, cambia solo, sì, il colore. Perché questa qua, adesso mi sto impappinando, è marrone. Ha un colore, non so se si vede. Questa non ha la frangia, ha le onde. È un biondo castano. E credo che questi mi staranno meglio. Comunque sono talmente lunghi che non so dove mi arrivano. Mamma mia, che differenza! Comunque sembrano molto belle anche queste. E allora ho preso anche questo qua per fare video che poi vedete e anche le foto, per cui c'è da divertirsi. E niente, ho preso questa, anche questa qua col cartellino. Il prezzo ve l'ho detto, io più mi allontano, più il sole arriva in faccia. Scusate, ma non è possibile. Allora, ho comprato queste calze strane, particolari, che volevo provarle, volevo vedere com'erano. E sono a forma di piede con questo sandalo, questa ciabatta. Queste qua pagate poco. Comunque, volevo provarle, volevo
vedere com'erano, perché ci sono molte cose particolari e strane, divertenti. E ho preso queste calze, sempre utili, fatte così. Queste le ho pagate 1,25 euro. E sono particolari, molto carini. E poi vi farò vedere nella foto su Instagram come vanno e come stanno. Sono anche morbidi, eh? Poi ho preso questo qua, che l'ho scelto rosa, ovviamente, che è per i pennelli, per pulire i pennelli. Allora, vi dico anche questo il prezzo. Questo 2,50 euro. Adesso vi faccio vedere com'è, perché non lo monto, lo monterò nella nuova casa. Ed è fatto così. Io l'ho preso rosa perché mi piaceva il colore e ovviamente perché ho detto la cameretta sarà un altro colore diverso, che ho anche già un po' spoilerato, ma vabbè. E comunque questo credo che è molto utile per pulire i pennelli. Io ho preso questo. È inutile che lo monto perché tanto andrà nella casa nuova. Quindi ho preso il kit della spugna blender, dato che mi servono perché le spugne le devo buttare, quelle vecchie e quelle rotte. Ho preso il kit, vuol dire quelle con tante spugne, sono tutte spugne colorate, carine, semplici. E ho detto, ma perché non prenderli dato che mi servono e sono utili? Così almeno, dato che ne ho poche, almeno così li possono fare tutte e li strauso. E ho preso questi qua. Adesso vi dico anche il prezzo di questo. Devo fare più veloce. 3,75 euro. 10 pezzi. Spugna trucco. Non sono male, sono anche carini. Poi ho preso quest'altra cagatina, ovviamente. Perché la volevo mettere in cameretta, sempre nella postazione, diciamo, video. Questo LED di lucine, non so se funziona, devo vedere se funziona, per cui lo scoprirò poi dopo. Non lo apro, perché poi se funziona ve lo farò vedere nella nuova casa, attaccato nella nuova casa. E volevo proiettarlo sul soffitto sotto, adesso vediamo. E l'ho preso. Sì, anche questa è una cagatina, però ho qualche idea strane. Comunque questo, adesso vi dico il prezzo, l'ho pagato 13,62 euro. Praticamente è fatto così dall'immagine, spero che sarà così. E questa è un'altra. Poi, altro acquisto che c'entra col canale, però per la nuova casa. Non ho resistito, mi piacevano, li ho presi. Ho preso gli asciugamani a forma di fragolina rosa per il bagno, piccolo e grande. Adesso ve li faccio vedere perché non ho resistito, erano troppo belli da vedere, ho detto li voglio. E ormai, allora, la mia casa non sarà solo di fragole. Comunque, no, è morbidissimo. Che morbido questo asciugamano, guardate che carina, morbidissima con le fragole rosa per la nuova casa. Morbide, è morbidissima. Cioè, ho preso sia questa qua piccola e sia questa grande. Scusate se sto video dura tanto, ma ci sono ancora altre cose da farvi vedere. Però ve l'ho detto che era un shopping un po' pazzo, non dovevo spendere soldi, ma alla fine non ho resistito e ci sono cascata di nuovo. Mai andare sul sito Shein, perché prendete tutto, ma tutto il sito. E invece questa è quella grande, che però questa non è tanto morbida, ma è un asciugamano, quella grande, per il viso. Fatta così. Questa è quella grande, che puoi anche coprirti, secondo me, sì.
È molto carina anche questa. Mi piace più l'altra perché è più morbida, però anche questa non è male, rosa con le fragole. Vi dico quanto costano tutte e due, sono due prezzi diversi. Però quella grande costava 14,50, invece quella piccola 3,75 euro. C'era anche la ciliegie e basta, solo ciliegie e fragole. E non ho resistito, le ho prese tutte e due, ovviamente. Poi, ecco, vi faccio vedere le rose. Ve l'ho già detto il prezzo perché sono uguali, identiche con gli altri, qui 3 euro, se non mi sbaglio. Adesso, sì, credo che sia quello lì. Ho preso rose, rosse e bianche, che sono anche abbastanza carine. L'unica cosa è che sono un po' lunghi, un po' troppo lunghi, però carine per decorare, decorazione. No, ho preso solo quelle bianche e rosse. Ho preso anche quelle rosa. Ovviamente tutte colorate le ho prese, rosa, bianche e rosse. E queste qua sono rosa, rosa in senso rosa bianco, anche queste qua. Non le rompo magari, sono fatte così. Sì, sono un po', però anche queste come decorazione. Le ho prese tutte colorate, in poche parole. Poi ho preso le scritte. Allora, una è questa, che però è meglio che non apro, e una è questa qui, Welcome, che attaccherò sul muro. Sono due scritte quasi uguali, però questa è Coffee e questa è Welcome. Uno va attaccato sul muro e l'altra dovrebbe andare in cucina. Adesso vi dico quanto costano. Allora, le scritte, queste qua. Allora, quella Welcome 48 centesimi invece di 50. Invece l'altra, ah no, l'altra è Family, per cui questa arrotondata è Family 1,20 euro invece di 1,25 euro. Queste qua, casa nuova. Ovviamente. Poi ho preso questo per i capelli. Questo per i capelli 1 euro. Vado più veloce, che si mette quando tu ti trucchi. Anche questo bello morbido col fiocchettino, l'ho scelto bianco. Questo io non ce l'ho e allora ho detto quasi quasi ne prendo uno per provarlo. Questa fascia, secondo me anche per le foto è carino. Allora, perdo i pezzi dentro al pacco. Questo credo che sono per i pennelli che vi ho fatto vedere prima. E sto perdendo i pezzi. Allora, ho visto che c'è anche il volantino del 15% di sconto che ti danno Shein, quando acquisti tanto ti dà il 15% di sconto. Vado più veloce. Iniziamo da questi perché sennò ciao. Ok, allora in queste scatoline, ok, questi qua di cartone, ho preso questo. Dalla foto sembrava più bello comunque. La scritta Home, fatta così. Però sembrava più bella, sinceramente, la scritta. Cioè, adesso vi dico il prezzo e vi faccio vedere anche la foto. 3,50 euro. Cioè, guardate la differenza. Sembrava più carina, sinceramente. Comunque, vabbè. Questa è per la nuova casa. Non è che mi piace così tanto, ma vabbè. Amen. La mettiamo dentro così non si rompe. Poi ho preso per Halloween, sempre nella scatolina che si è
che si è praticamente rotta, che tanto buttiamo. Questi qua, che carini, con scritto welcome e le zucche da mettere appoggiato come decorazione, fatte così. Queste qua sono costate 2,87 € invece di 3 euro. Le ho pagate. Queste almeno sono carine e belle. Poi andiamo veloce. Questo non so che cos'è perché non mi ricordo. Ah, questo è sempre per Halloween. Questo è per la candela. Wow, che figo! Quando per la candela rossa mettete qua la candela rossa, scioglie la cera e praticamente dove ci sono i buchi qua dentro esce dal naso e dagli occhi. Adesso vi farò vedere la foto. Comunque è carino, però mamma mia, sembra vero, fa impressione. Questo sembra proprio, fa molto impressione. Adesso vi dico il prezzo e vi dico anche, cioè vi faccio vedere anche la foto di come, spero che non mi cade. Ok, ecco, allora l'ho pagato 4,78 € invece di 5 euro. Praticamente è fatto così. Appena l'ho visto ho detto no, lo voglio. Poi ho preso questi qua che sono di Halloween, sono le zucche, anche questo come decorazione. Sono tanti pezzi, questo qua come decorazione. 1,92 € invece di 2 euro. È come per praticamente decorazione. Poi ultime tre, così questa scatola la devo aprire perché è chiusa. Vediamo che cos'è. Ah, ok. Questo invece è sempre per la nuova casa. Che carino, questo mi piace di più. Allora, vediamo se riesco a tirare via lo scotch. Se no lo devo spaccare, ovviamente, perché non ho la forbice qua a portata di mano. Uffa, vediamo se riesco a... Io non l'ho dovuto aprire con la forbice. Comunque, questo è il calendario con scritto home, i numeri e i mesi. Adesso l'incontrario, giustamente. Questo l'ho pagato 7 euro. È carino, però, perché c'è aprile, febbraio, praticamente li metti così, tipo 25 marzo. Carino, per la nuova casa mi piace, ci sta. Poi, ultime due cose. Ah, mettiamo dentro perché sennò si spacca. Ultime due cose, velocemente, sono due make-up. Allora, questo che non mi ricordo che cos'è. Allora, si presenta così. Se non sbaglio, dovrebbe essere... Wow, bellissimo il pack. Il pack è molto bello. Adesso lo swatcho, però prima volevo leggere e dirvi il prezzo. Così sapete il prezzo. Questo costa 5,73 euro, cioè io l'ho pagato 5,73 € invece di 5,99 euro. Questo praticamente è un illuminante, perché dalla foto sembrava wow. Adesso lo provo. Cioè, wow, davvero wow. Adesso vabbè, non rende, o forse sì, non so, comunque qua è un illuminante. Non rende bene perché questo telefono non è un granché. Comunque lo volevo provare, dato che mi sono trovata bene con gli ombretti di Shein, l'ho detto quasi quasi provo l'illuminante.
e ho visto che sembrava buono e allora ho provato, volevo acquistarlo, per cui ho acquistato sia questo, che però questo è uno stick pagato 4,30 € invece di 4,49 €. È uno stick ombretto che si mette sugli occhi. Io credo che ho scelto il colore, quello c'è scritto. No, non c'è scritto, però se questi funzionano, che è, diciamo, wow, che figo. Cioè, vi faccio vedere il pack, è così strano, però molto bello. E questo è l'ombretto. Io ho scelto questo colore qui, che sembrava molto figo da vederlo. Non rende sul telefono, comunque lo proverò e vi farò sapere. Uno, se il colore, perché da vederlo sulla mano è wow, cioè, vi giuro che è bellissimo da vederlo. Ovviamente lo proverò e vi farò sapere. Io queste qua le sto testando e vi dirò se sono buone oppure no. Per adesso con la marca Shea Glam mi sto trovando bene, per cui proveremo anche questi e vi dirò. Allora, ultimo che mi stavo dimenticando è questo, che è un vestito. Ovviamente lo devo provare. Per cui adesso lo provo e vi faccio vedere. Mi stavo pure dimenticando di mostrarvelo. Comunque, un vestito che in teoria era per Natale, l'ho provato prima perché non si sa mai. È un po' grandino per me, ma il colore non mi sta bene. L'ho fatto vedere anche al mio ragazzo, non gli piace il tessuto perché è in velluto. E sinceramente non gli piace perché è pesante anche come qualità, sembra buono, ma è molto pesante. È particolare perché verde brillantinato, verde scuro. Adesso voi farete fatica a vedere il colore giusto. Comunque adesso lo provo e ve lo faccio vedere indossato, ma vi dico già che l'ho già provato e non mi piace come mi sta. Per cui lo devo vendere. Se siete interessati a questo vestito e lo volete, sul mio profilo Vinted lo metterò in vendita e lo potete comprare lì. Ho altri già due vestiti che non mi vanno e l'ho messo in vendita. Per cui se volete acquistare sul mio sito Vinted vi metterò anche questo vestito qua, perché è inutile spedire per un vestito. Questo vestito costa 18 euro. Allora, costa 18 euro, io l'ho pagato 17, ma è inutile inviare un vestito per 17 euro, preferisco venderlo io, se ci guadagno bene, se no lo regalerò a qualcuno che conosco. Comunque lo provo e ve lo faccio vedere indossato. Allora, questo è il vestito, è un po' particolare perché non mi sta bene, il colore non mi sta bene. È particolare perché è fatto così, adesso si vede male, comunque è largo perché mi sta largo. Questa è una XL, se non mi sbaglio, è largo il vestito. È particolare perché è fatto così, io adesso non so distribuire. Dirvi bene i dettagli giusti, e invece sotto è praticamente così. Fa così il vestito, dietro è lungo ed è fatto così. È molto particolare, spero che si vede perché è particolare, cioè come vedete alle righe qua, e non mi sta bene, fa un po', cioè come vedete non
non mi piace, non rende su di me, scusate, ma ok, non rende, per cui lo venderò su Vinted, venderò come faccio sempre tutti gli altri vestiti, che in poche parole, boh, ho capito che il verde non è, non va bene, tantomeno non mi sta bene, per cui diciamo che lo do via. Vediamo se lo compra qualcuno, bene, se no lo regalo a qualcuno che conosco, perché è inutile dare via un vestito, sinceramente. E comunque, ve lo voglio far vedere perché è un verde, proprio verde. E niente. Questo era per Natale, ma alla fine pensavo che mi stava bene anche il colore, e invece no, direi che non va bene per me. Allora, io vi saluto così perché devo cambiare, fa un po' freddino, e spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se ne volete altri video acquisti pazzi da Shein. E comunque, vi dico che dalla realtà della foto sul sito Shein, quando poi vi arriva, è molto diverso, ve lo dico già. Certe cose sono molto diverse, specialmente i vestiti, vi assicuro che sono molto diversi, per cui comunque vabbè. Spero che questa tipologia vi piace. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti e fatemi sapere che cosa vi è piaciuto in questo video, fatemi sapere se acquistate da Shein e cosa avete acquistato. Detto questo, io vi saluto, noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, se volete acquistare questo vestito, che ovviamente anche se è stato indossato da me e basta, non lo uso perché giustamente non lo uso, è praticamente nuovo, io lo metterò su Vinted, vi aspetto sul mio profilo Vinted, che lì trovate sia questo vestito sia altri due vestiti che avevo già acquistato, nuovi, mai messi su Shein. Io metterò sempre lì scarpe e vestiti su Vinted, per cui se siete interessati vi aspetto sul mio profilo Vinted e potete acquistare da lì. Se no, niente. Detto questo, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie per chi l'ha guardato fino in fondo, perché è durato anche tanto. E se siete arrivati fino a qua, lasciatemi un cuoricino rosso, così almeno capisco che avete visto tutto il video, che vi è piaciuto e che siete, cioè, e che vi piacciono questi video. Anche se sono lunghi, ma sono anche acquisti pazzi. Però, vabbè, dovete capirmi. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ah, e vi aspetto su Instagram, mi raccomando, seguitemi anche lì, che lì ci saranno nuove foto diverse. Ciao e al prossimo video!